Penso che a tutti stia a cuore la qualità dell'aria, dell'acqua e avere un ambiente più pulito. In quest'Aula, a prescindere da destra e sinistra, e a casa. Avere un ambiente più pulito e un'aria più pulita, però, non significa licenziare milioni di operai e far chiudere migliaia di aziende. L'integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio e un regalo alla Cina. È un suicidio dell'Italia e dell'Europa ed è un regalo al gigante cinese. Basta guardare i dati di vendita del 2022, basta domandarsi, perché l'elettrico non è solo la colonnina, che peraltro basta guardare a Roma, non c'è. Noi come MIT stiamo intervenendo, il 70% delle risorse del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture è dedicata alla sostenibilità ambientale, quindi alta velocità, ferrovie, idrogeno in Val Camonica, smart cities. Però tutto questo ha bisogno di tempo, senza distruggere un settore industriale e imprenditoriale, anche perché l'elettrico, dicevo, non è solo la colonnina. Per arrivare alla colonnina, per arrivare alla batteria elettrica, devi scavare, devi inquinare, devi sfruttare in Africa, in continenti euroasiatici. Quindi o i sostenitori del tutto elettrico, che purtroppo ci sono anche in questo Parlamento, ignorano le conseguenze del tutto elettrico, oppure da parte di qualcuno a Bruxelles, e ahimè non mi stupirebbe visto quello che è accaduto nelle ultime settimane, c'è malafede. Perché distruggere l'economia italiana ed europea per avvantaggiare il gigante cinese mi sembra una follia. Io sto lavorando, ho incontrato il ministro tedesco, ho incontrato ieri il ministro rumeno ai trasporti, con cui siamo in totale accordo. Serve più tempo, servono contributi economici, servono aiuti per chi vorrà cambiare la macchina, che va incentivato, e per chi vorrà sistemare casa sua nel nome dell'efficienza energetica. Anche lì, se Bruxelles impone una patrimoniale sulla casa e sull'automobile, riuscirà a far inimicare le tematiche ambientali dalla maggior parte degli italiani che rischiano di perdere un lavoro. Quindi dal mio punto di vista è fondamentale andare avanti sulla via della transizione, senza però, mentre cerchiamo di liberarci dalla dipendenza russa per il gas, avviarci a una nuova e ben più pericolosa dipendenza cinese per muoverci e lavorare nei prossimi decenni.